Allora, ciao, sono Matteo Brigo, insegnante di chitarra qui a Pop Corner. Insegno chitarra da una decina d'anni, invece suono da molto tempo, da una ventina d'anni. Non ci sono parole per descrivere qualcuno che si ama, lo si ama con tutto il proprio essere. Ma ogni giorno è un'avventura, quindi... Allora, la prima lezione è sempre una lezione per conoscersi, perché non c'è un vero e proprio format per partire con una lezione di chitarra, soprattutto di chitarra moderna, perché prendiamo ad esempio 10 chitarristi eccezionali, famosi di chitarra rock, di chitarra moderna, e ognuno di loro vi accorgerete che userà un'impostazione diversa, un modo diverso di tenere il plettro, di fare una diteggiatura di una scala. Per prima cosa bisogna vedere qual è l'approccio personale dell'allievo nei confronti dello strumento, cioè com'è più comodo per lui tenerlo, com'è più comodo per lui sentirlo, come preferisce tenere il plettro, come tiene la mano sinistra. Un'impostazione generale, poi ovvio bisogna rispettare queste sue attitudini, questo suo istinto iniziale, tenendo conto anche del fatto che bisogna correggere magari qualche rigidità, quindi se c'è la muscolatura contratta, rigida, cercare di scioglierla, di comunque tenere una postura che sia confortevole e che permetta, rispettando le abitudini e l'approccio proprio più istintivo nei confronti dello strumento personale, ma rispettando le regole generali. Ah no, aspetta, ok. Ciao, sono Matteo Brigo, insegnante di chitarra qui a Pop Corner.